Oggi con questa bella giornata di lunedì 17 febbraio 2014 per l'ennesima volta vi documentiamo lo spreco delle strutture pubbliche volitare. Come si può vedere da questo varco dove ci entrano tutti, siamo all'ex Ipsia, istituto Enzo Ferrari, molte volte sollecitato da noi del comitato di quartiere. Potete ammirare come pure tutti gli infissi sono fregati. La cosa era stata segnalata già anni fa alle autorità competenti, alle istituzioni locali, per cui ne grapo ovunque. Da rammentare che in questo plesso c'erano un po' di tutto, c'erano suppellettili, banchi, lavagna, computer, stampante. Cos'è che non c'era? L'amministrazione comunale se ne viene sempre con delle solite uscite da anni. Una volta doveva venire l'agenzia delle entrate, prego all'operatore di venire fuori con me che andiamo dall'altro lato. Una volta parlavano di venire l'ufficio delle entrate, una volta si parlava di venire la polizia stradale. Sta di fatto che nel più abbandono degrado, nel più assoluto degrado, lasciato questa struttura. Beh, siamo a Empoli, noi ci fermo questo, siamo a Rione Pescara. Lì, vi rimetto, abbiamo il professionale. Comunque è un peccato di dire questa scuola, questa struttura abbandonata. Ne abbiamo fatto un dossier su una volta, prego l'operatore di venire con noi. Guardate che scena. Posto proprio un peccato di Dio. Si parla del bene pubblico, ma bene pubblico si sa parlare solo per riempirsi la bocca. I nostri politici locali, dai un'occhiata di là, andiamo sopra, i nostri politici locali, allora, i nostri politici locali sono abituati a fare orecchie da rimpianto. Saliamo al secondo piano della scuola, dove o si può notare un degrado totale. Cos'è che non ti hanno combinato? Guardate un po', ma guardate un po'. Signori miei, questo era l'istituto Enzo Ferrari, una Ferrari praticamente ridotto in 500. Mi ha arrivato più assoluto. Qui si sono smantellati proprio tutto. Non c'è che niente. Vengo operatore, faccio una ripresa, si vengono a scavare le rane, si vengono a prendere del ferro. Noi abbiamo parcheggiato la nostra auto là. Qui siamo all'altro versante, per cui ci chiediamo. Molte associazioni vengono qui, sono sempre, non c'è condannata a dire che la denaro una cosa ci è stata fatta giustamente, qua che vengono a bruciare. Vai a dare no, hai preso di là. Oh.
La cosa più strana è il modismo totale di questa amministrazione. Il Rione Pescara, sempre più ghettizzato, è lasciato abbandonare a se stesso per volontà politico-clientelare. Guardate un po' che cazzo c'è qui. Guardate un po'. Vandalismo, cosa, e le istituzioni proprio assenti in tutto e per tutto. Figurate, per caso poi se vengono a smontare, pensate, registri di classe, è indescrivibile proprio l'assenteismo di questi signori, come l'IPS, così altre strutture a Rione Pescara. Sembra che proprio l'istituzione vogliono questo degrado. Ci chiediamo e ci domandiamo a cosa sono servite le nostre tante istanze, venga le nostre tante istanze, a cosa sono servite? Ecco qua, qui ci affacciamo dal lato dove siamo entrati. Prendi da dove siamo entrati quel muretto lì. Se ne è venuta smontata tutte, nessuno vede niente, la roba si spondono lì, e fondazione. Ma guardate un po' che roba, ma sembra, io nei miei monologhi lo sto dicendo più di una volta, sembra Beirut, Bangladesh, ma che c'è stato un bombardamento? Ma guardate un po' in che condizione, dai andiamo, usciamo. L'unica cosa che ci rammarica, con molto sincerità, questa poteva essere la casa delle associazioni. Tutti i banchi che c'erano, scrivania, cattedra, tutte le superlette, computer, stampant, cose male, potevano far comodo a qualche associazione politica. Guardate un po'. In poche parole hanno fatto pregare termosifone, centralina, presa elettrica, hanno fatto pregare per la dirigenza, che fine hanno fatto, guarda qua, questi sicuramente i pezzi di qualche monitor, qualcosa del genere, perché ci è stato riferito che in questa scuola c'era tutto, cioè queste sono delle lavagnette, tutte queste qua sono lavagnette che sono state tolte alle sedie con le lavagnette. Figurate cosa hanno sfruttato qua, hanno sfruttato tutto, e le istituzioni come al solito, invece di saper capire chi è da sentinella, per loro stesso, cosa fanno? Invece di saper capire le istituzioni, chi è da sentinella per loro stesso, per le istituzioni, ci vanno a gabbetizzare.